Buona domenica, le principali notizie della TG Sicilia. Nessun pentimento da parte del 52enne che a Catania ha travolto la moglie e l'amica uccidendo quest'ultima. Ai magistrati l'uomo ha detto di essersi innervosito. Le associazioni antiviolenza parlano di cultura del possesso e invocano maggiori tutele per le donne. Seggi aperti dalle 7 per i ballottaggi in 4 comuni. Siracusa, Acireale, Aci Sant'Antonio e Piazza Armerina scelgono il nuovo sindaco. Sicilia in prima fila nella transizione energetica. Vi mostriamo il più grande parco agrivoltaico d'Italia. Nasce a Mazara del Vallo e si avvarrà di tecnologie d'avanguardia per una produzione green. Onda arcobaleno a Messina, centinaia di persone in corteo per il Pride per rivendicare libertà e diritti a prescindere da identità di genere e colore della pelle. Sabato prossimo toccherà a Catania, il 24 giugno a Palermo. Il carcere borbonico a Siracusa è stato di totale abbandono. Chiuso dopo il terremoto del 90, non è stato più riaperto. L'ex provincia vorrebbe venderlo. Il FAI si oppone. Coppa Italia di beach soccer. Il Catania in finale fra qualche ora contro il Pisa. Ieri in semifinale i rossazzurri hanno sconfitto per 4-0 il Città di Milano. L'ospite della domenica è l'attore Turi Giuffrida. Ben trovati, nessun segnale di pentimento da parte dell'autore del femminicidio nella zona industriale di Catania. L'uomo che ha investito con l'auto, la moglie e l'amica, uccidendo quest'ultima sul colpo, ha detto ai magistrati di essersi innervosito alla vista delle due. La vittima avrebbe avuto la colpa di aver allontanato la coniuge dall'omicida. Giusy Lazzara. Mi sono innervosito quando le ho viste andare via a piedi, ho accelerato e le ho investite. Così Piero Maurizio Nasca, 52 anni, ha confessato ai magistrati di voler uccidere la moglie e l'amica. Secondo l'uomo sarebbe stata lei a convincerla a lasciarlo. Il marito violento ieri prima ha inscenato un incidente stradale in una traversa dell'ottava strada nella zona industriale di Catania. Poi non ha retto e mentre era ancora in auto ha telefonato alla 112 dicendo di aver travolto per ben due volte le donne. Anna Longo, 56 anni, la moglie è rimasta ferita e ricoverata nell'ospedale San Marco con traumi ancora sotto shock. L'amica, Cetti De Mormida, 69 anni, è morta sul colpo. Ad accusare il marito dell'omicidio era stata Anna Longo, parlando con la polizia arrivata sul posto prima di essere soccorsa dal personale del 118. Nel frattempo l'uomo era stato fermato e appena messo piede in questura aveva chiesto delle condizioni della moglie, preoccupato per la possibilità che sopravvivesse. Nessun pentimento anche per l'omicidio dell'amica, che doveva pagare per il suo sostegno alla donna. Nonostante le tensioni, marito e moglie erano andati insieme ieri mattina in una clinica. Lui per un percorso di disintossicazione per alcolismo, lei assistita da uno psicologo. Venerdì sera è stata Anna Longo, dopo l'ennesima lite, a decidere la separazione definitiva e l'uomo sembrava avesse accettato. Non si aspettava certo un epilogo tanto violento che chiudeva 25 anni di matrimonio con Pietro Nasca, disoccupato con una pensione di invalidità e una famiglia numerosa con 8 figli che la donna aveva avuto da un precedente legame. Poi erano cominciate le violenze e le denuncia di Anna Longo, ormai esasperata nel 2018. Nasca per questo era imputato nel processo per violenza e maltrattamenti che aveva portato nei suoi confronti all'emissione da parte del questore di Catania del provvedimento dell'ammonizione. Nonostante il procedimento, la donna era rimasta a vivere con il marito, che adesso è stato fermato per omicidio e tentato omicidio. Chi aiuta una vittima di maltrattamenti spesso subisce minacce dal maltrattante. Sul femminicidio di Catania intervengono le associazioni antiviolenza che invocano tutele e stigmatizzano la cultura del possesso. Emanuela Corsi.
Ancora un femminicidio, un'altra vita spezzata per colpa di un uomo. Questa volta però a perdere la vita non è una donna che vive una relazione tossica con un compagno violento, ma l'amica, colpevole, secondo l'assassino, di volerla allontanare da lui. La morte di Cettina De Bormida mette in evidenza l'aspetto più ricorrente nei casi di violenza di genere, la paura di perdere la persona amata per colpa di altri. Questo caso ha palesato quello che invece succede molto spesso. Perché chi sta accanto alla vittima è ritenuto responsabile di questa presa di coscienza? Un po' anche quello che accade agli operatori dei centri antiviolenza. Anche noi riceviamo delle minacce, anche noi siamo nel mirino degli uomini violenti, no? Perché siamo un mezzo che porta via il loro oggetto, l'oggetto che pensano di possedere. Il governo intanto ha dato il via libera a un nuovo disegno di legge per contrastare i femminicidi e più in generale la violenza sulle donne. Tra le nuove norme, l'obbligo di rispettare la distanza minima di avvicinamento di 500 metri dalla vittima, l'arresto in flagranza differita prevedendo anche l'utilizzo di video e foto nei casi di maltrattamenti in famiglia o di stalking, la necessità di velocizzare i tempi per l'applicazione delle misure cautelari. Questo disegno di legge indubbiamente sarà d'aiuto per combattere i casi di femminicidio e per cercare di arginare il fenomeno, ma non basta, assolutamente non basta, bisogna intervenire per la formazione, per la rieducazione di coloro che comunque sia si trovano ad operare nel settore. Per far ciò è necessario, se non fondamentale, affidarsi a chi da anni opera nel settore, come ad esempio gli esperti che operano all'interno dei centri antiviolenza. La prevenzione per le associazioni antiviolenza deve essere intesa innanzitutto come cambiamento culturale. È necessario intervenire nell'educazione, nella formazione, nella sensibilizzazione per arrivare ad evitare questi atti estremi. Con la morte di Cettina De Bormida sale a 50 il numero di donne uccise dall'inizio dell'anno. Di queste, 42 sono vittime di femminicidi, con una media di 8 casi al mese. Due morti e due feriti in un gravissimo incidente stradale che si è verificato alle 5.30 del mattino sulla statale 385 nei pressi di Mineo, nel Catanese. Le persone coinvolte sono quattro giovani di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Le vittime sono una ragazza di 21 anni e uno di 30. I due feriti, trasportati all'ospedale di Caltagirone, sono il conducente dell'auto di 23 anni e un'altra ragazza di 19. La vettura si è schiantata contro il guardrail mentre viaggiava su un tratto rettilineo a velocità sostenuta. L'impatto è stato violentissimo e sono in corso rilievi sul luogo dell'incidente per accertarne le cause. Seggi aperti dalle 7 di questa mattina per i ballottaggi in quattro comuni siciliani. Unico capoluogo di provincia alle urne è Siracusa. Si vota anche ad Acireale, Aci Sant'Antonio e Piazza Armerina. Manlio Viola. Seggi aperti dalle 7 di questa mattina in quattro comuni siciliani per il turno di ballottaggio per le amministrative. La sfida principale è a Siracusa, unico capoluogo al secondo turno. Al voto anche Aci Reale, Aci Sant'Antonio nel Catanese e Piazza Armerina nell'Ennese. Gli elettori chiamati alle urne sono poco più di 186.000. Solo a Siracusa gli aventi diritto al voto superano i 102.000. Si vota oggi fino alle 23, ma anche domani dalle 7 alle 15. L'elettore dovrà esprimere un solo voto, scegliendo esclusivamente uno fra i due candidati sindaco al ballottaggio. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. A Siracusa il confronto è fra Ferdinando Messina, con 7 liste tra cui DC, MPA, Lega e Fratelli d'Italia, e Francesco Italia, sindaco uscente, sostenuto da 4 liste civiche. Le liste però nel turno di ballottaggio non fanno particolare gioco. Giancarlo Carozzo, uno dei candidati sindaco rimasti fuori al primo turno, ha comunque deciso di apparentare la sua lista fuori sistema per Siracusa con il candidato sindaco del centrodestra Ferdinando Messina. Nel Catanese, ad Acireale, bisogna scegliere fra Roberto Barbagallo, candidato di liste civiche fra cui alcune espressioni di centrodestra e in particolare Forza Italia, e Nino Garozzo, candidato di Fratelli d'Italia, Sud Chiama Nord, Lega e DC. Ad Aci Sant'Antonio si sfidano Quintino Rocca e Giuseppe Santamaria, il primo candidato civico, il secondo sostenuto dalla DC e da Forza Italia. In provincia di Enna, al ballottaggio invece c'è Piazza Armerina. Il sindaco dovrà essere scelto tra Nino Cammarata, sostenuto da UDC e Fratelli d'Italia, e Massimo Di Seri, che vede l'appoggio di DC, Forza Italia e Sud Chiama Nord.
Sono basse le affluenze nel primo rilevamento delle 12 in questa tornata di ballottaggi delle amministrative. Ad Acireale è andato a votare il 9,8% degli elettori, ad Aci Sant'Antonio il 12,7%, a Siracusa il 9,3%, a Piazza Armerina il 9,5%. Il dato medio complessivo è del 9,6%. Nasce a Mazara del Vallo il più grande parco agrivoltaico d'Italia. La Sicilia diventa sempre più green in linea con il processo di transizione energetica. Marco Gullà. Quello che state vedendo è il primo e più grande parco agrivoltaico realizzato in Italia. Si trova in Sicilia, a Mazara del Vallo. L'obiettivo è di produrre energia pulita e nel contempo coltivare i campi per far crescere viti e olivi, ma anche mandorli e piante aromatiche, quindi costruire impianti senza rubare suolo all'agricoltura e al paesaggio. L'impianto di Mazara del Vallo è dotato di una tecnologia di ultima generazione che consente di catturare dai terreni circostanti sia la luce diretta che quella riflessa, agevolando in questo modo la produzione di energia. L'impianto agrivoltaico è un impianto fotovoltaico, la differenza è che l'impianto fotovoltaico tradizionale cerca di massimizzare la produzione fotovoltaica. Caso dell'agrivoltaico si scende a un compromesso, si riduce il potenziale fotovoltaico sfruttabile all'interno di questo campo e si va a installare i moduli in maniera più ragionata, spaziata, consentendo al campo di ricevere radiazione solare e quindi di mantenere una produzione nel tempo e non perdere la vocazione agricola che nel campo, diciamo, nel caso fotovoltaico sarebbe stata completamente compromessa. La Sicilia quindi in prima fila nel processo di transizione energetica. Sono già tanti i campi fotovoltaici che stanno nascendo infatti sull'isola. Abbiamo scelto la Sicilia perché tra le regioni italiane è quella forse con il maggiore potenziale di sviluppo fotovoltaico. Ha un irraggiamento solare tra i più alti in Europa che la rende paragonabile per esempio alla Spagna o alla Grecia e questo ovviamente è importantissimo quando si vanno a realizzare parchi fotovoltaici. In più all'interno ha un territorio non particolarmente antropizzato, quindi lo sviluppo di impianti non disturba la presenza umana e infine diciamo ci consente anche di utilizzare territori particolarmente pianeggianti che nello sviluppo di impianti fotovoltaici ovviamente rende l'impianto più fattibile, più facilmente realizzabile. Tanti player delle energie rinnovabili sono qui per costruire insieme a noi una partnership pubblico-privato in grado di generare valore per le imprese e in grado di fornire le energie rinnovabili che servono al sistema paese e soprattutto anche di generare valore sul territorio. Insomma, una Sicilia sempre più green. E ancora emergenza rifiuti a Palermo, dove nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone della città per spegnere gli incendi appiccati nei pressi dei cassonetti ricolmi di spazzatura. I pompieri sono intervenuti allo Zen, a Brancaccio, Borgo Nuovo e in zona cantieri navali. A Messina, ieri pomeriggio, strade colorate dall'arcobaleno del Pride. Centinaia le persone che hanno sfilato in corteo. Sabato prossimo sarà il turno di Catania, il 24 giugno Palermo. Francesco Triolo. Messina travolta da un'onda arcobaleno. La terza edizione del Pride dello Stretto ha colorato le strade del centro allo slogan Liberi di essere, una libertà che viene rivendicata per l'orientamento sessuale, l'identità di genere, il colore della pelle e l'ideologia. Centinaia le persone che hanno sfilato partendo da Piazza Antonello e terminando il corteo a Piazza Municipio con un camion scoperto, con la musica ad aprirlo, una festa di diritti con un enorme arcobaleno e tanti colori. Di essere se stessi senza essere giudicati, di essere liberi, libero, libero, libere di poter autodeterminarsi, di essere liberi, libere, libero di poter vivere tranquillamente nella società la propria esistenza, a prescindere dall'orientamento sessuale, identità di genere, colore della pelle e quant'altro, essere liberi, liberi il plurale di tutto, di poter vivere una vita serena.
Tanta gente, famiglia Arcobaleno, ma anche tante famiglie con bambini, molti giovani con cartelli e striscioni colorati. Portiamo un sacco di colori al mondo ed è bello che sia in questo modo. Continueremo a battagliare sempre, è il nostro simbolo di battaglia, continueremo a battagliare perché è necessario, perché la cara Giorgia Meloni dice che non abbiamo un problema di omofobia in Italia, quando invece il problema è ancora grande, vai incontro al pregiudizio della gente e spesso ti va a limitare sul campo lavorativo, hai problemi con la famiglia, con gli amici, a livello sociale, per strada. Però dobbiamo essere coraggiosi, essere sempre noi stessi e portare avanti i nostri ideali sempre. Ed un messaggio chiaro e forte è stato lanciato anche alla politica per il riconoscimento degli stessi diritti e doveri delle altre persone. Che non ci lasceremo intimidire e che potrà fare quello che vorrà, potrà provare a fare quello che vorrà. Noi occuperemo tutte le piazze, se necessario, non più con un Pride l'anno, ma molti più Pride e molte più proteste. Non solo, Messina, ma anche a Catania è previsto un corteo che si terrà il 17 giugno e sarà preceduto da martedì a venerdì da una serie di eventi culturali e ricreativi presso il Bastione degli Infetti in via Torre del Vescovo. Una settimana dopo, il 24 giugno, invece, l'onda del Pride approderà a Palermo. A Siracusa, il carcere borbonico a due passi dal mercato di Ortigia è in totale abbandono. Chiuso dopo il terremoto del 90, non è mai più stato riaperto. E il FAI lancia un appello per recuperare l'edificio storico ed evitare che venga venduto. Francesco Aloi. Le sbarre alle finestre ricordano che questo era un carcere. Qui dove c'erano i detenuti, adesso c'è il totale abbandono. Siamo nel cuore di Ortigia. L'abbiamo aperto per le nostre giornate FAI del 2013 e devo dire fu un successo, perché la curiosità da parte dei cittadini fu tanta che la fila era immensa, però riuscimmo a fare visitare a tutti il carcere borbonico così come è rimasto dal 90 quando è stato abbandonato. Una struttura all'avanguardia costruita nel XIX secolo. Da un solo punto si potevano controllare tutti i carcerati. Il primo entrò nel 1856. Poi, nel 1990, il terremoto di Santa Lucia rese l'edificio inagibile. Da allora ad oggi il degrado la fa da padrone. Ci sono stati dei crolli interni, è crollata la palizzata questa che doveva in qualche modo tenere lontani gli abusivi, chi entra dentro, quindi oggi è in totale abbandono, porte aperte e non c'è nessun controllo. La proprietà è del Libero Consorzio, che più volte ha messo il vecchio carcere borbonico all'asta, tutte andate deserte. È andata all'asta ed è messo in vendita e non può, secondo noi del FAI, non può essere un bene di questo genere messo in vendita, perché è un monumento, è un bene culturale. Consideriamo che è uno dei pochi carceri panottici esistenti al mondo, panottico perché lo riconosciamo dall'occhio sul portale, l'occhio che vede tutto, ed era questa la filosofia a cui si ispirò Luigi Spagna nel 1855 quando decise e progettò questo carcere. Qui può entrare chiunque, i graffiti sulle pareti sono segni evidenti, nel cortile i cumuli di rifiuti e parte della recinzione divelta dal maltempo. Tutto questo a due passi dal mercato, sotto gli occhi di tutti, anche dei turisti. Facciamo una breve pausa, subito dopo la pagina dello sport, vi aspettiamo. Eccoci insieme con lo sport, giorni decisivi per la possibile cessione del Messina a un nuovo proprietario. Atteso in città il ritorno dell'imprenditore Fabrizio Mannino, che domani incontrerà il presidente Pietro Sciotto. Sergio Colosi. L'ultimo assalto di Fabrizio Mannino, la frenata su Manuele Ilari e l'indecisione del presidente Pietro Sciotto. Tre fotografie di una cessione ancora tutta da scrivere. Il futuro del Messina non sembra vicino alla svolta e il prossimo passaggio si consumerà nella giornata di domani. Mannino, l'imprenditore che piace ai tifosi, torna in Sicilia per la seconda e ultima offerta alla proprietà, migliorativa rispetto a quella dei 2 milioni di euro, debiti compresi, della settimana scorsa, che però ha lasciato Sciotto assolutamente indifferente e successiva all'esame della due diligence. Il patto di riservatezza sottoscritto tra venditore e potenziali acquirenti su richiesta del presidente dell'ACR limita al massimo le notizie e potrebbe fare il gioco di chi non sembra per nulla convinto di cedere il Messina.
filtra comunque che la sua valutazione del club sfiorerebbe 3.400.000 euro, cifra assolutamente fuori misura per la CR che da 15 anni naviga tra Serie C e soprattutto D e che Mannino e soci, tra cui Pietro Franza e altri sponsor cittadini, non hanno alcuna intenzione di offrire. Basi di trattativa quindi per un closing difficile, a meno di nuove e più miti pretese. Anche perché il settimo campionato con Sciotto presidente è l'ultimo dei desideri dei tifosi. Né Ilaria appare la soluzione migliore con Sciotto socio di minoranza e un pagamento dilazionato, mitigata dalle possibili scelte tecniche degli ex rossazzurri Maurizio Pellegrino e Francesco Baldini. Le scadenze al 20 giugno impongono però all'attuale proprietà di provvedere al pagamento di 3 mensilità ai tesserati, della fideiussione e dell'iscrizione alla prossima Serie C, qualunque sarà il vertice societario, e Sciotto sembra muoversi in questa direzione. Beach Soccer conquista la finale di Coppa Italia. I rossazzurri hanno superato in semifinale il Città di Milano. Oggi l'atto conclusivo della manifestazione che vedrà gli etnei opposti al Pisa, già sfidato in Supercoppa. Marco Carli. Si rinnova la sfida con il Pisa. Dopo essersi affrontati il 2 giugno in Supercoppa, i toscani e il Catania Beach Soccer si troveranno di fronte anche oggi pomeriggio alle 18 a Vasto in Abruzzo per la finale di Coppa Italia. 9 giorni fa si è imposta la squadra toscana campione d'Italia con il risultato di 7-4. Determinante era stata la terza frazione dove le maggiori rotazioni pisane sono state decisive. Ogni partita comunque fa storia a sé. Il Catania Beach Soccer arriva carico all'appuntamento dopo aver dominato nei quarti e anche in semifinale, dove ieri ha avuto la meglio con il punteggio di 4-0 sul Città di Milano. Primo tempo che si sviluppa sui binari dell'equilibrio, ma che sul finale vede la crescita della squadra etnea capace di produrre una serie di occasioni interessanti. Gol nell'aria che arriva dopo un minuto della ripresa col piattone di Rafael Farigna, abile a correggere la corta respinta di Comello sul tiro di Giordani. Primo gol stagionale per il brasiliano naturalizzato italiano. Il vantaggio è meritato e nel terzo periodo la supremazia etnea emerge in modo evidente. In apertura Be Martins crea, Catarino trasforma forma di sinistro. Un gol di pregevole fattura per il capitano del Brasile. Non può fare nulla Chiodi. Catania che non è pago. 4 minuti di gioco, palla azzurro che si gira, sfera all'incrocio dei pali. Conto chiuso, ma i rossazzurri non si fermano. Farigna recupera un prezioso pallone difensivo e serve Giordani che tira fuori dal cilindro un gol spettacolare. Il 4-0 vale la quinta finale consecutiva nella manifestazione per il Catania Beach Soccer, la terza contro i toscani. Pisa favorito per l'atto conclusivo in programma fra qualche ora, ma i rossazzurri inseguono il colpo, consapevoli di aver accresciuto anche l'affiatamento in seno al gruppo. L'obiettivo è la sesta Coppa Italia della storia che andrebbe ad arricchire un già ragguardevole palmarès. Scossi e addolorati per il femminicidio di Catania, non possiamo non pensare anche alla nuova minaccia arrivata a Bologna all'ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci. Due bossoli, arrugginiti a salve non cambia nulla, trovati dai carabinieri di scorta all'ingresso dell'hotel dove Antoci alloggiava per partecipare al Festival delle Memorie a Marzabotto. L'ordine di colpire il presidente onorario della Fondazione Caponnetto, hanno accertato gli investigatori, c'è di nuovo ed è partito da detenuti delle cosche attualmente al 41 bis. Ancora oggi la mafia dei Nebrodi non gli perdona, anche dopo l'attentato fallito nel 2016 grazie al fuoco dei suoi agenti di protezione, il fatto di aver smantellato la pacchia del furto continuo di milioni di euro all'Unione Europea per falsi sostegni all'agricoltura. La denuncia di Antoci, un dirigente coscienzioso senza paura, ha portato a 101 arresti, il sequestro di 150 aziende agricole, 6 secoli di carcere al processo. La mafia non perdona e non dimentica, l'abbiamo imparato purtroppo con Falcone, Borsellino, le altre vittime di Cosa Nostra, ma lo Stato oggi è più forte. Lo ha dimostrato ieri a Bologna, lo confermerà ancora proteggendo chi sa sconfiggere le cosche. Continuerà a farlo, ne siamo sicuri. Non vogliamo mai più piangere eroi. Ci fermiamo qui, l'ospite della domenica è l'attore Turi Giuffrida, subito dopo la sigla. TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.